colleghiamo live da Torino con il nostro corrispondente Giovanni Albanese, c'è molta preoccupazione. Prima c'era la preoccupazione per quello che succedeva in campo, adesso anche per eventuali sanzioni sportive. Certo, c'è preoccupazione per questo, tutto sommato mi sento di dire che poi sulle parole di Elkan è normale che ci sia da parte del Presidente, no, la volontà comunque di allontanare quelle che sono le problematiche o cercare in qualche modo di proteggere in questo caso il figlio, quindi si cerca sempre una parola buona, si cerca sempre di trovare il lato positivo. Non accetto e non mi sono piaciute le parole di Abodi, di Gravina, che di fatto, prima ritornavamo al discorso del salumiere o così come il giornalista, magari in quel caso qualcuno ti può dire attenzione perché di mezzo ci potrebbero essere altre squadre, quindi in questo caso magari io ti posso dire a mio avviso, secondo le mie fonti, ci sono di mezzo altre squadre. Chi rappresenta il calcio, chi rappresenta lo sport, non può dire che la Juventus è solo l'apice, perché sotto c'è un vaso di Pandora che sarà aperto. Ecco, su quello punterei il dito, perché o si sta in silenzio oppure si dicono i fatti, si raccontano i fatti. Per quanto riguarda i tifosi della Juventus è normale che ci sia la preoccupazione, perché è ritornato gli scheletri dall'armadio. Assolutamente. In questo caso il tutto è nato con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Sembra che Cristiano Ronaldo abbia portato praticamente l'inizio di una catastrofe, perché poi da lì è successo di tutto. Ne parliamo tra poco.